e letteratura è il saggio di Antonietta Vincenzo e Antonella Mongiardo, edito da Gigliotti Edizioni. Un viaggio nel tempo, dal mondo classico all'epoca moderna, alla ricerca dei legami tra scienza e letteratura. Il lettore scopre così, pagina dopo pagina, che fu il poeta greco Eratostene a calcolare il diametro della Terra, che i numeri di Fibonacci sono racchiusi nei petali dei fiori, che la sezione aurea la ritroviamo nelle tele di Picasso e nelle sonate di Mozart, che di pi greco parlava persino Dante nella Divina Commedia, che Leopardi, nostalgico cantore di Silvia e della Luna, era profondamente attratto dalla scienza e dalla tecnologia, che Calvino trasferì le sue conoscenze scientifiche nei propri libri, ipotizzando addirittura una macchina robotica capace di scrivere romanzi. Un viaggio nella cosiddetta cultura unica, ricco di esempi e di riferimenti letterari, da cui le autrici traggono spunto per offrire nuovi stimoli al dibattito culturale. Bentornati al nuovo appuntamento con il siparietto letterario, che come avete visto si è aperto con un video su un tema sempre attuale, scienza e letteratura a confronto, due mondi distanti e senza punti di contatto, oppure due mondi vicini e comunicanti se non intrecciati tra di loro? Il video che avete appena visto non è casuale, vuole essere un omaggio a uno dei più grandi scrittori italiani del Novecento, che del connubio scienza e letteratura ha fatto una propria connotazione. Stiamo parlando di Italo Calvino, del quale quest'anno si celebra il centenario della nascita. Calvino è vissuto nel Novecento, in un periodo letterario alquanto travagliato, che ha visto la letteratura scindersi, la cultura meglio, scindersi in due parti e posizionarsi su fronti opposti, senza possibilità di comunicazione. Ebbene, a Calvino, anche a Calvino, va riconosciuto il merito di aver ricucito i due margini di questa ferita e di aver ricondotto la cultura sul binario dell'unitarietà dei saperi, dove del resto era sempre stata da millenni. Calvino proviene da una famiglia a formazione tradizionale scientifica. Il padre è agronomo, la madre naturalista, due zii chimici sposati con due chimiche. Calvino era avviato verso una formazione anch'essa scientifica. Infatti si iscrive alla facoltà di agraria, facoltà che però abbandona appena 2 anni dopo perché fortemente attratto dagli studi umanistici e infatti si iscrive alla facoltà di lettere. Per questo suo dirottamento, Calvino era solito dire: "Sono la pecora nera della famiglia" e accompagnava questo suo commento a quel velo di sottile ironia che avrebbe poi caratterizzato il suo stile narrativo. È già quell'ironia e leggerezza che sono la sua carta d'identità. Però, attenzione, ci tiene a precisare Calvino, la leggerezza non va fraintesa come mancanza di responsabilità o come frivolezza, ma va intesa come reazione, reazione al peso di vivere. Quindi leggerezza come filosofia di vita, filosofia che invita a trovare un certo equilibrio tra il
il dare importanza a ciò che conta e il non lasciare che la pesantezza della quotidianità ci opprima. E quindi filosofia di vita che diventa una prevenzione naturale contro i sentimenti negativi che spesso possono prendere il sopravvento. Ora, prima di cedere la parola ad Antonella e agli ospiti che hanno accettato l'invito del siparietto a rendere omaggio a questo nostro scrittore, vorrei leggere due frasi di Calvino. E due frasi che a mio avviso sono dei dettami, veri e propri comandamenti a cui bisognerebbe, di cui diciamo, bisognerebbe tener conto se si ha l'intenzione di approcciarsi all'arte dello scrivere e di produrre qualcosa di spessore, senza però togliere la freschezza dello stile narrativo. Passo alla lettura della prima frase. La letteratura nasce dalla difficoltà di scrivere, non dalla facilità. Dove la penna si inceppa, dove non riesci a esprimerti, da lì e solo da lì potrai cominciare a fare letteratura. Scava quel punto, lavoraci, rosicchia il tuo osso con pazienza, tutto il resto puoi lasciarlo perdere. Dove la penna scorre facile, non nasce niente di buono. Ora, prima di passare alla seconda frase, vorrei aggiungere ancora qualcosa su cui era solito fermarsi Calvino, sulla sua frase, sono la pecora nera della famiglia. E io vorrei aggiungere e dire, pecora nera sì, ma fino a un certo punto. Perché Calvino non accantona in un angolo la sua formazione scientifica, anzi vi attinge a piene mani e trasponde tutto il suo sapere in tutte le sue opere. Le cosmicomiche trasudano conoscenze matematiche, fisiche, astronomiche, naturalistiche. E ancora, le sue conoscenze matematiche gli consentono di estendere il concetto di calcolabilità nella letteratura e le sue conoscenze informatiche per ipotizzare una macchina capace di scrivere romanzi al pari di autori umani, rivelandosi in questo modo è lungimirante e precursore dei tempi moderni. Infatti, oggi una macchina che sforna romanzi non rappresenta più un evento straordinario, ma rientra nella normalità delle prestazioni robotiche. Concludo con la seconda frase di Calvino. Il primo vero piacere della lettura di un libro lo provai abbastanza tardi, avevo 12 o 13 anni, e fu con Kipling, il primo e soprattutto il secondo libro della giungla. Da allora in poi avevo qualcosa da cercare nei libri, vedere se si ripeteva quel piacere della lettura provata con Kipling. Ecco cosa dovrebbe suscitare la lettura di un libro. Quel piacere di leggere che spinge poi a cercare in altri libri quello stesso piacere. Ebbene, Calvino con le sue opere ci è riuscito. Italo Calvino, 100 anni dalla nascita, ne parliamo in questo siparietto letterario ideato da Antonella Mongiardo e Antonietta Vincenzo.
E quando si parla di Calvino non si può non parlare della leggerezza che traspare, si legge fra le righe, dei suoi saggi, dei suoi racconti e anche delle sue fiabe. Sì, perché Italo Calvino ha scritto anche delle fiabe. Tra i tanti titoli dei suoi grandi romanzi, vanno annoverate anche queste fiabe, questi racconti che Calvino ha raccolto prendendo spunto dalla tradizione popolare delle regioni italiane, quindi raccogliendo un tesoro prezioso fatto di tradizione, storia, anche di narrazione orale che è stata tramandata di generazione in generazione. Che cos'è la leggerezza? La leggerezza di Calvino non è superficialità, approssimazione, non è, come dire, un modo di essere estraneo, astruso, lontano, avulso dal contesto. No, la leggerezza è quella levità con cui bisogna approcciarsi alla realtà. Una realtà che tutti i giorni è difficile, è pesante, è come dire, una situazione, una dimensione che tutti i giorni ci mette alla prova con vicissitudini e traversie di ogni genere. Quindi è una sfida proprio con la pesantezza del mondo quotidiano ed è la sfida della letteratura che vuole elevarsi rispetto a ciò che pesa nella vita di ogni uomo. Vi leggo qualche stralcio di qualche fiaba. Perché? Perché forse le fiabe dovremmo riscoprirle, e non solo in questo periodo che, insomma, già si respira aria di Natale. Le fiabe, l'atmosfera da sogno, no? L'ambientazione onirica, il racconto che poi comunque ha una sua morale, un suo messaggio da trasmettere. Ecco, tutto questo andrebbe riscoperto ogni giorno e forse dovremmo rivalutare e valorizzare ancora una volta l'importanza di raccontare, raccontarci delle fiabe per scoprire quella leggerezza che Calvino ci racconta, che il grande autore, appunto, che noi celebriamo in questo programma, inserisce con grande delicatezza e grande raffinatezza nei suoi scritti. Vi leggo solo un passaggio di Giufà e la statua di gesso. Questa è una fiaba che Calvino ha recuperato dalla tradizione popolare siciliana. C'era una mamma che aveva un figlio sciocco, pigro e mariolo. Si chiamava Giufà. La mamma, che era povera, aveva un pezzo di tela e disse a Giufà: «Prendi questa tela e valla a vendere, però se ti capita un chiacchierone, non gliela dare, dalla a qualcuno di poche parole». Giufà prende la tela e comincia a strillare per il paese: «Chi compra la tela? Chi compra la tela?». Lo ferma una donna e gli dice: «Fammela vedere». Guarda la tela e poi domanda: «Quanto ne vuoi?». «Tu chiacchieri troppo», risponde Giufà. «Alla gente chiacchierona mia madre non vuole venderla e va via». Poi trovò un contadino che gli propose 10 scudi. «No, è troppo. Chiacchierate, chiacchierate, non ve la do la tela, non ve la do». Volete sapere come va a finire? Beh, non possiamo rivelarvelo perché effettivamente potreste farvi un bel regalo di Natale rileggendo queste favole che hanno una grande valenza educativa, formativa e anche evocativa, perché rievocano antiche ambientazioni, ma che richiamano personaggi che esprimono i difetti, i pregi e le peculiarità dell'animo umano di sempre. Abbiamo bisogno di questa leggerezza in un tempo in cui, di leggerezza ce n'è poca. Ricordiamoci che siamo ormai
ormai a pochi giorni dal Natale, ma il mondo è dilaniato dalle guerre. E sotto i nostri occhi si consuma ogni giorno la tragedia della guerra in Medio Oriente tra Hamas e Israele. E poi c'è la guerra dimenticata dell'Ucraina. Nessuno ne parla più, ma la guerra continua. E poi ci sono le piccole guerre disseminate un po' in vari angoli del pianeta. Questa leggerezza serve proprio a questo, a leggere anche con un'ottica diversa la realtà che non ci propone niente di bello e nulla di nuovo da questo punto di vista. L'umanità purtroppo non impara dai suoi errori. E Calvino con le sue favole, con le sue fiabe, con le storie antiche narrate con la sua maestria, la sua delicatezza, ci dice che possiamo ritrovare una giusta umanità, una vera umanità. Vi leggo un altro piccolo passaggio di un'altra piccola favola, di un'altra piccola fiaba, che è Il Palazzo delle Scimmie, che Calvino recupera dalla tradizione toscana. Una volta ci fu un re che aveva due figli gemelli, Giovanni e Antonio. Siccome non si sapeva bene chi dei due fosse nato per primo e in corte c'erano pareri contrastanti, il re non sapeva chi di loro a chi di loro far succedere nel regno. E disse: per non far torto a nessuno, andate per il mondo a cercare moglie, e quella delle vostre spose che mi farà il regalo più bello e raro, il suo sposo erediterà la corona. Naturalmente sono, ecco, racconti che ci trasportano ai tempi di quando eravamo bambini. Ma si può ritornare piccoli, si può riscoprire il fanciullino di cui parlava Pascoli, si può riscoprire il senso della misura, perché l'uomo onnipotente ha prodotto grandi danni e lo vediamo ogni giorno. Una terra devastata dallo sconvolgimento climatico, una terra dilaniata dalle guerre, un mondo che vive di violenza e purtroppo la cronaca ogni giorno ci propina, ci sbatte in faccia la spietatezza, la crudeltà di tanti uomini che uccidono le donne che avevano detto di amare. Sì, c'è anche questo purtroppo, anche con questo dobbiamo fare i conti. Ritornare alle fiabe vuol dire ritornare ad una dimensione diversa, forse molto più a misura della nostra umanità, di cui abbiamo perso il valore, il senso, perché abbiamo perso forse il valore vero della vita. Vi ricordo le fiabe italiane di Italo Calvino, un regalo per Natale forse, ma non solo un regalo come oggetto, non solo un libro da donare fra i tanti doni, fra i tanti regali che faremo ai nostri amici e parenti, un regalo da fare a noi stessi. Recuperiamo la gioia, la bellezza della lettura, riscopriamo un grande autore della letteratura italiana, riscopriamo il mondo dei sogni, della fantasia con le fiabe di Italo Calvino. Una delle sfide più appassionanti nella scuola è riuscire ad accendere negli studenti l'interesse per la matematica. Un'impresa tutt'altro che semplice, si sa. Malgrado gli sforzi degli insegnanti in questa direzione, non sempre, infatti, si riesce a catturare l'interesse dei ragazzi verso questa disciplina. E non aiuta la tendenza alquanto diffusa a mantenere distinte le materie umanistiche da quelle scientifiche, come se fossero mondi separati, distanti, senza punti di contatto o possibilità di comunicazione, come diceva prima Antonietta. Ed è un atteggiamento questo che contribuisce a creare una certa discontinuità nella formazione scolastica e nel concetto di cultura in generale.
Questa problematica sta molto a cuore ai pedagogisti e in modo particolare ai dirigenti scolastici. Il preside Salvatore Cicenia, storico della scienza, nel libro Questioni di epistemologia didattica, afferma la necessità di parlare ai giovani un linguaggio nuovo che possa calamitare il loro interesse. Ed ecco che anche Cicenia si inserisce così nel dibattito sulle due culture, suggerendo approcci metodologici nuovi che intendano superare vecchi steccati, come appunto il rapporto fra scienza e letteratura. Il dibattito sulla cultura unica, la One Culture, che in America vanta una prestigiosa tradizione, in Italia rappresenta ancora un terreno poco battuto, poco esplorato. C'è da dire però che negli ultimi anni diversi autorevoli critici e giornalisti si sono appassionati a questa tematica, sulla scia di intellettuali come Calvino o Levi, che sono stati pionieri della collaborazione fra le due culture. Ed ora abbiamo una piccola sorpresa per voi. La nostra pillola di oggi è una Marcord, per rievocare le parole di un giornalista molto amato dal grande pubblico, che non c'è più, ma che in vita ha saputo conciliare con grande signorilità il suo amore per la musica con la divulgazione scientifica. Sentiamo che cosa diceva negli anni 70 Piero Angela. Non viene considerata una vera cultura dalla comunità degli intellettuali, mentre invece è portatrice di idee, portatrice di cambiamenti profondi. È vero che gli scienziati tendono a rimanersene un po' nel canto loro, però, come lei dice, ci sono uomini che hanno questi fermenti. Tra l'altro in Italia ne parlavamo prima, Primo Levi, che è un grande scrittore ed è stato un chimico e che in certi suoi libri, come nel sistema periodico, ha portato in modo estremamente geniale una serie di esempi della chimica, ma in modo letterario. Direi che noi abbiamo bisogno di uomini di questo tipo che riescano a cucire insieme queste due culture, e direi che ognuno deve portare una sua dose non solo di buona volontà, ma anche di umiltà. Ricordo quello che diceva in proposito il fisico, che è anche un filosofo della scienza, Toraldo di Francia, quando diceva che non bisogna soltanto fare naturalmente una tecnologia a misura d'uomo, ma degli uomini e direi anche degli intellettuali a misura di tecnologia. Dunque, parlare ai giovani un linguaggio nuovo per avvicinare la matematica al loro mondo. Uno strumento efficace in tal senso è la comunicazione, che può giocare un ruolo importante nel veicolare questo genere di messaggi anche a favore della matematica. Dai libri di divulgazione scientifica alla televisione, persino il cinema ha dato interessanti contributi. Abbiamo intercettato una pellicola nella quale i protagonisti, conversando simpaticamente fra loro, a un certo punto parlano di alcuni concetti matematici cari al nostro siparietto, molto presenti nella realtà. Vediamo. Che persona va, Perfetto, grazie. grazie infinite. Io ero brava a scuola, ma non capivo la matematica, non c'entra niente col mondo reale. Che c'è? Cosa ho detto? Però adesso lo scopri. Io vi lascio soli. Ma Buona fortuna. la matematica è il mondo reale, capisci? Dappertutto. Chiaro. Vuoi una dimostrazione? Prego. Vedi che i petali fanno una spirale? Il numero di petali in ogni fila è la somma delle due file precedenti, la sequenza di Fibonacci. Si trova anche nella struttura dei cristalli, nella spirale delle galassie, nella conchiglia del Nautilo. È sorprendente. Soprattutto, la proporzione di ciascun numero della sequenza col precedente è più o meno 1,61803. I greci la chiamavano proporzione aurea. Si trova anche nelle piramidi di Giza, e nel Partenone di Atene, e nelle dimensioni di questa cartolina. Ed è basata su un numero che puoi trovare in un fiore. La matematica è il linguaggio della natura, il suo metodo per comunicare direttamente con noi. Nell'universo ogni cosa ha un numero. È vero, spiegata così è molto più interessante.
Pare che il tuo nuovo consulente se la cavi bene. Negli anni 60, dopo che il fisico Percy Snow aveva denunciato in modo eclatante la frattura tra le due culture, Calvino iniziava ad interessarsi al rapporto fra scienza e letteratura. In effetti, in Calvino la scienza e soprattutto l'astronomia viene usata a piene mani e diventa il motore principale della narrazione. Precisi contenuti scientifici sono presenti in alcuni episodi del romanzo Se una notte d'inverno un viaggiatore, da cui trapela tutta l'attrazione di Calvino per il processo combinatorio. La matematica non manca nei suoi racconti. Nelle cosmicomiche egli gioca con Pi greco in un episodio dal titolo Quanto scommettiamo. Nelle lezioni che aveva predisposto per gli studenti di Harvard, tra i punti di riferimento per la letteratura del nuovo millennio, Calvino include pure criteri matematici, come la calcolabilità. In Ticon Zero e in Palomar l'autore considera naturale parlare di fenomeni astronomici in ambito letterario, e Calvino lo fa col piglio dello scienziato e la sensibilità del poeta. Ma il motivo principale per cui Calvino piace tanto ai lettori è il suo stile narrativo, ironico, semplice e nel contempo elegante, mai volgare. Uno dei suoi capolavori è Il Cavaliere Inesistente, caratterizzato da un racconto ritmato, intrigante, ricco di enigmi e di messaggi importanti. Vi è anche un messaggio di amicizia molto bello che trapela dalle parole di Rambaldo, uno dei protagonisti. Il combattere a fianco d'un compagno è una cosa ben più bella che il combattere da solo. Ci si incoraggia e conforta, e il sentimento dell'avere un nemico e quello dell'avere un amico si fondono in un medesimo calore. Il Cavaliere Inesistente è il simbolo dell'uomo moderno, un racconto emblematico delle contraddizioni del nostro tempo. Il preside Ferdinando Rotolo, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo San Francesco di Palmi, ci spiega come in questo romanzo Calvino ci fa riflettere su alcuni aspetti della realtà di oggi. Non è semplice rappresentare in poche parole un artista così importante e così significativo come Italo Calvino. Personaggio poliedrico che è stato scrittore, saggista, uomo politico, intellettuale a tutto tondo, che ha rappresentato i volti e le contraddizioni dell'epoca della letteratura del dopoguerra. Io qui mi limiterò a tracciare qualche breve riflessione su quello che è il suo romanzo più famoso, vale a dire Il Cavaliere Inesistente, pubblicato nel 1959. In particolare, attraverso il confronto diciamo dialettico tra i due personaggi che rappresentano un po' i poli del romanzo, e cioè il protagonista Agilulfo, guerriero e cavaliere della corte dei paladini di Carlo Magno, e il suo scudiero Gurdulù, che diciamo è il personaggio, è il suo alter ego alternativo. Agilulfo è un uomo e un cavaliere che in realtà non esiste, perché egli vive soltanto all'interno dell'armatura, è un'armatura al cui interno non c'è niente, ed egli è un cavaliere perfetto, irreprensibile, senza macchia, senza paura, che svolge con minuzia meticolosa qualunque operazione gli venga affidata. E dall'altra parte c'è Gurdulù, il suo scudiero, che è invece un personaggio che vive soltanto dei bisogni elementari, esiste ma non sa di esserci, e rappresenta in qualche modo nell'evoluzione la scala, diciamo la punta esattamente opposta della scala rispetto ad Agilulfo. Ora, la cosa interessante da osservare è che questi due personaggi rappresentano in qualche modo la contraddizione dell'uomo moderno, perché Agilulfo rappresenta l'uomo moderno civilizzato, robotizzato, che adempie alla funzione che compie e realizza nella sua funzione la sua essenza, quello che Marcuse diceva l'uomo a una dimensione.
cioè l'individuo che all'interno degli ingranaggi della moderna società consumistica e capitalistica si identifica sostanzialmente con ciò che fa, si identifica con ciò che esegue e non è capace di andare al di là di questo schema che gli è stato determinato. Dall'altra parte abbiamo invece Gurdulù che rappresenta l'essere umano che vive dei bisogni elementari, che soddisfa soltanto i propri piaceri elementari e non è capace, proprio per la sua ignoranza, di andare oltre e di diciamo, evolversi all'interno di una ipotetica scala sociale. Ecco, l'uomo moderno, secondo Calvino, vive questa contraddizione, perché esso è o agilulfo o gurdulù. Cioè non riesce a essere un uomo autentico, realmente diciamo capace di vivere, di emozionarsi, di ribellarsi anche a un ordine sociale costrittivo che lo chiude in gabbie invisibili, ma oscilla tra questi due poli, oscilla tra l'essere un individuo perfettamente esecutore di ordini, un automa come Agilulfo, oppure un soggetto che non è soggetto, ma è quasi oggetto perché vive solo del soddisfacimento di bisogni elementari e quindi è incapace di evolvere la sua condizione come Gurdulù. Ecco, il dramma di questo uomo moderno sta qui. E Calvino che cosa fa? Per rappresentare questo dramma dell'uomo moderno ci proietta in un medioevo immaginario, alla corte dei paladini di Carlo Magno. Perché recuperando questo passato immaginario e ricostruito con, diciamo, i metodi della favola, Calvino riesce in qualche modo a rappresentare la drammaticità del quotidiano non attraverso il realismo, ma attraverso appunto la favola, cioè attraverso una narrazione apparentemente fiabesca che però ha forti contenuti di realtà. Ed è proiettata verso una descrizione di quella che è la situazione dell'uomo contemporaneo. E ancora una volta cala il sipario sul nostro siparietto. Noi vi ringraziamo per l'attenzione, vi salutiamo e vi diamo l'appuntamento al prossimo incontro. Arrivederci. Vi saluto anch'io, grazie ai nostri ospiti per il loro prezioso contributo. Un particolare grazie vorrei rivolgerlo anche alla maestra Cinzia Iuffrida dell'Istituto Comprensivo Manzoni Augurusso di Lamezia Terme per averci donato il video su Piero Angela e a tutti voi grazie per la vostra attenzione. Arrivederci al prossimo siparietto letterario.